Vorrei ringraziare il maestro Luciano Corsano, che non ho avuto la fortuna di conoscere, ma che sento di conoscere da sempre, per tutto quello che ci ha lasciato e primo fra tutti l'insegnamento ai nostri splendidi maestri. E ringrazio loro per tutto quello che sino ad oggi ci hanno insegnato. E per averci fatto trovare finalmente quei momenti di pace, di serenità che tutti noi probabilmente cerchiamo. Se solo si potesse tornare indietro. È questo quello che mi ripeto ogni volta che mi fermo a ricordare il maestro. Ma indietro purtroppo non si torna. E quello che rimane sono i suoi insegnamenti, le sue parole, i suoi gesti, il suo ricordo e la sua voglia di rinnovarsi sempre. Questo è quello che cerco di portare avanti ogni giorno nella mia vita e nella pratica dello yoga. Il vivere qui ed ora. E prendere per mano tutto quello che la vita ti presenta, nel bene e nel male, e viverlo intensamente. Sono queste le parole che ricordo che mi ripeteva spesso il maestro ogni volta che ci confrontavamo per qualcosa. Grazie maestro. Grazie maestro. Grazie maestro. Grazie papà. E vorrei condividere con voi l'ultimo messaggio che lui mi ha inviato. Senza le interferenze della mente puoi già volare, oltre ogni dubbio e paura. Grazie in un abbraccio di luce. E niente, io dico grazie a te.